grande mecenate dell'arte, il re Stanislao Augusto Poniatowski fu l'ispiratore di questo immenso complesso dominato dal palazzo circondato dall'acqua, costruito dove un tempo sorgevano i bagni termali chiamati in polacco Łazienki. Eretto nella seconda metà del Settecento, il nuovo padiglione in stile neoclassico ne ereditò il nome e da allora l'area è nota come i Łazienki. Il palazzetto Myslewski, salvatosi anch'esso dalle devastazioni dell'ultima grande guerra, possiede originali dipinti parietali del Settecento con vedute di Venezia e di Roma. Con le belle giornate, il parco si riempie di numerosi visitatori ed è possibile fare delle piacevoli escursioni in barca sul lago. Mirabile oasi della capitale, il parco Łazienki racchiude un'altra magnifica perla, l'anfiteatro modellato sull'antico teatro del Cullanum con una decorazione stabile che si richiama alle rovine dell'architettura romana. Realizzato nel 1786 ad opera di Dominique Merlini, l'anfiteatro è caratterizzato dal palcoscenico su un'isola sormontato da statue di poeti e filosofi. Mentre ad un tratto un gruppo di pavoni ovviamente richiede formalmente la nostra attenzione.